Sì, qui, questo qui sopra. Questo qui. Devo usare di là. Sì, questo sopra. Ok, zoom. E togli lo zoom. Ok, Buonasera, buonasera a tutti a Civitella Roveto che ci ha ospitato questa sera. Grazie a tutti, grazie ragazzi all'organizzazione. I ringraziamenti li facciamo dopo e noi ci mettiamo a suonare, perché so che volete che noi ci mettiamo a suonare. Fregate quando vanno che suoniamo, già mi devo allontanare. Allora noi siamo il Basket Rage, che vorrebbe dire essere la tribute band italiana di Green Day, che sono un gruppo californiano, americano, che fa fondamentalmente punk rock, punk pop, punk quello che vi pare. Vi racconteremo due storie stasera. La prima è quella di Christian e Gloria, che sono due bambini di oggi che però in un futuro post-apocalittico si ritroveranno ad amarsi in un mondo che non fa più per loro. L'altra è quella di Jimmy, altrimenti detto il Jesus of Suburbia, che invece è costretto a vivere questa realtà, che è quella un po' delle cose che non vanno in America così come nel mondo. Bene, manco super buona la capacità di sintesi. Ok, iniziamo quindi con Christian e Gloria. Succede che abbiamo Christian nel 2000 e rotte e 30 e qualcosa, che si trova da solo in una stanza a cantare la sua Requiem Ninna Nanna, che fa più o meno così. As the song of the century, sing like the American eulogy, the era of static and contraband, leading us into the promised land. Tell us a story that's by candlelight, waking war and losing the fight. They're playing the song of the century, panic and promise and prosperity. Tell me a story into that good night. Sing us the song for me. Century deadline.
Ecco, gli applausi sono molto graditi alla fine fra un pezzo e un altro. Ok, un attimo solo. Quindi abbiamo Christian che arriva a chiedersi: qual è il mio nemico? Conosci il mio nemico? Tu sai chi è il tuo nemico? Do you know your enemy? Let's go!
grazie, grazie. Allora pregherei magari se avete voglia di aiutarci nel nostro scopo, che è quello di portare la parola del rock and roll in tutto il mondo, di avvicinarvi un po' al palco, perché tanto avete sentito, cioè, i volumi sono alti, però state bene, vedi, bravi ragazzi che si avvicinano. Bravi sti quadrane. No, allora, no, posso fare una dedica speciale per questo pezzo susseguente? Ma se mi dici qual è il pezzo, te la conto. Viva la gloria! Ah, ok. Questo pezzo è per due nostri amici che si sono conosciuti un anno fa precisamente a un nostro concerto e adesso stanno felicemente insieme da un anno oggi, quindi questo pezzo è per Zorro e Vanessa. E viva la gloria! E viva la... E che Dio la... Ma valgo pure io? Sì, sì, tu. Ah, però devo salutare al microfono. Pronti? Oh! Sarvia? Oh, ma che sta riprende? Come si dice quando non riprende? Questo è un pezzo nostro! Non c'è più niente!
questo è un pezzo nostro, si chiama Screaming at the Moon. Tutti possono capire l'inglese, soprattutto quello che parla Enzo. Parte con l'inglese, no, che in inglese di Londra. Però poi casomai vi invitiamo a contattarci ovunque vogliate, vi passiamo i testi, le traduzioni, i link, i MySpace, i Facebook. E passiamo pure alle versioni originali, così se ve le volete fregare, passate ai figli e loro diventano famosi e noi ci fa tanto bene. Va bene. Va bene? Matthew from the Poland, from Matthew from the Poland. Welcome to the true story of Matthew from the Palace. The most real and sad story that human ears ever heard. Once upon a time, this guy came in from far, far away. Thank you.
regalato. No, è che è anche abbastanza gratificante, perché ne ha avuta tanto, qualcuno vuole sentire grinta. Ma non le canto io. Questo prossimo pezzo è per tutte le donne. Scende, o rimane qua sopra. Vogliamo saltare un altro po'? Poi scende, va bene. Vieni qua. Allora, prendi le scalette. Guarda quanto pesano. She been so good to me. A che punto stiamo? Io, please, che abbiamo fatto? Un applauso a Zorro da Mezzano! È il più grande appuntamento con la Rock. Questa la facciamo solo voce batteria, pensa che figata, le sa. She been so good to me. Sta casino, io papà. Been so good to me. E non ha fatto abbastanza casino. She been so good to me. Moshi, no prima, applauso signore Sandra Vacella. Ora dei Village People. Infatti ci pari proprio. Yeah man, if you want you can stand, say yeah man. Ci siamo? Feel yourself suffocating.
Service, che c'è un migandino? Via dell'altra chitarra. Vabbè, grazie comunque. Conga era il pezzo finito. Ma facciamo uno spazio cover. The city's lips and I'm the only one, and I'm walking alone.
Io mi sto facendo la pipì sotto in una maniera che... Si sta facendo notte, io canto What's Her Name per tutte le persone che ci hanno... Ultimi due pezzi per stasera, allora questi pezzi li voglio dedicare io in particolare... Antonio Sauli che ci ha contattato e ci ha organizzato questa splendida serata, ci sta pure a pagare per farci suonare, cioè, vediamo che ci siamo ricriati con l'università, vabbè. E grazie Antonio, grazie a questa splendida cittadina che veramente ci ha fornito un buon pubblico. Siamo stati contentissimi di suonare Civita all'Aroeto. Ma facciamo questo pezzo, ci andiamo, se no noi facciamo il pipì sotto. Morta. Questo pezzo è per tutti quelli che si sentono gli After Hours, perché stanno depressi per delusione d'amore. Perché gli After Hours te li puoi sentire per due motivi: o perché ti piacciono gli After Hours, o perché c'è troppe pippe mentali per la capa. Si chiama What's Your Name. Street. Then it's around.
Farvelo sentire e poi ci andiamo a dormire. Questo è il pezzo più conosciuto dei Green Day. Ma anche tu ci saremo comunque. Shadow. Non lo so fare da quello fratto. L'ultimo pezzo e poi tutti a dormire. Signore e signori, questi sono i Basket Rage. Matteo Sokolowski in monofinger al basso. Jesus of Suburbia, Enzo alla voce e alla chitarra. Alessandro Macero alla batteria. E io, una cosa scandalosa che non lo fa nessuno, ma devo presentare da solo. Sì, ladies and gentlemen, I am Mr. Jimmy Roth from Venere di Pescina. È la chitarra, L'ultima, fate casino più che potete, questa è bella. Bambini, sbucciatevi le ginocchia a terra. Jimmy ci vede quando si fa bravo. Ormai il micro lo sentite, ma parte massimo. Viene a mare corto questa. Jimmy, you had the time to listen to me laugh. Why about not you and every single laugh once? I am one of those melons right by the phones. Neurotic to the bone, no doubt about it. Since I give myself the grace, so does my mind pressing on me. And I can't stand it enough. Grazie. Bravi! Ah, battere sulle mani! I think I'm pretty good, and I just don't know it.
train to ride Alice Meldrums. She slays like a sexless brain. Down, and I went to a whore, insane as a bore. So queen by the game toes and fall when I went down. Cause I gave myself the grips. So cause my mind was fixed on me. And I'm just dead wrong. I think I'm breaking up. And I'm just paranoid. So I better run. Il gran compleanno, vi presento l'ultima volta, signor Vittorio di Genova, all'area di Pescina, grazie, l'applauso. Alessandro Macera da Pescina di Venere, Maltoso Godoschi di Cenaro e io Purino di Venere. Grazie mille. L'inchino di quelle zappe, l'inchino si avvicinavano.
spettatori. Basta, andiamo in. Ecco che subito. Ti piede. No, aspettami. No, no. Oh, brava, sai che? Zorro, un saluto. Ciao basket fans, sono stati meravigliosi. Grazie.